8:34. Tra un'ora il Premier Mario Draghi sarà in Senato per le sue comunicazioni, il suo discorso. Seguiremo in diretta le sue parole. A una settimana fa la crisi. E allora, che giornata è questa? Che cosa ci si aspetta con queste manovre, diciamo, visto che sono ore decisive, ancora queste, dopo gli ultimi incontri di ieri, per cercare in qualche modo di salvare questo governo? Lo chiedo a Luigi Leone. Buongiorno. Buongiorno Tiziana, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Ma Allora, tu che guarda, cosa ti aspetti, Luigi? io nei giorni scorsi ho ripetuto che se avessi dovuto scommettere il mio ultimo euro, lo avrei scommesso sul fatto che Draghi avrebbe confermato le dimissioni e se ne sarebbe andato. Devo dire che nelle ultime 24-48 ore, insomma, la mia opinione è leggermente cambiata, nel senso che non riesco più a fare una previsione reale di quello che potrebbe accadere, insomma, quest'oggi, in particolare al Senato ovviamente, perché la mia sensazione è che Draghi, come mi è capitato di affermare già, abbia assaggiato la caramella e si è accorto che è dolce e quindi, insomma, potrebbe anche decidere di cercare di rimanere a fare il Presidente del Consiglio. Certo, c'è una forte pressione da parte di circa 2.000 sindaci, dei governatori regionali, dei presidenti di vari enti, dello stesso Presidente della Repubblica Mattarella, dell'Unione Europea, insomma del sistema finanziario internazionale, degli Stati Uniti. E poi non dimenticherei che le dimissioni eventuali di Draghi alla fine si tramuterebbero in una vittoria per l'Unione Sovietica, visto la posizione e il collocamento che Draghi il posizionamento che Draghi ha avuto nella guerra in Ucraina. Quindi, insomma, tutta una serie di segnali, peraltro, come le riunioni che si sono svolte fino a notte inoltrata, che ci dicono che, insomma, che alla fine Draghi potrebbe anche rimanere. Certo, fisserà alcune condizioni. Io credo che però in questa fase qua, obiettivamente, non sarebbe la fine del mondo se lui se ne andasse, però insomma si accumulerebbero dei ritardi su alcuni dossier importanti, primo fra tutti il PNRR, per cui, diciamo, dal punto di vista strettamente economico sarebbe consigliabile che Draghi rimanesse al suo posto, però insomma lo vedremo, adesso ormai l'attesa è veramente soltanto di pochissime ore. Ecco, tra l'altro, Luigi, anche ieri, no, la giornata molto concitata, anche la salita al colle, no? Qualcuno diceva no, ma allora ha deciso, si dimette, oppure qualcun altro diceva ma no, allora forse ci ha ripensato. Insomma, anche questo incontro, no, interda serata con il centrodestra, che si era detto un po' stizzito del fatto che prima in mattinata avesse incontrato il Partito Democratico. Da una parte c'è questo e poi dall'altra c'è questa crisi, quindi. Io dico crisi di questo Movimento 5 Stelle, di questo Giuseppe Conte, che in questo momento comunque è in un labirinto, la vogliamo definire così, la sua situazione? Ma sai, Conte, io insisto a dire che Conte ha fatto una cosa plausibile nella sua ottica di capo del Movimento 5 Stelle, cioè ha tentato di riportare il Movimento al centro del ring, ha formulato le famose nuove richieste, e dopodiché la sua aspirazione era palesemente, al di là diciamo, della sua antipatia nei confronti di Draghi, la sua aspirazione ovviamente era quella di andare all'opposizione. I ministri non è che siano esattamente di questa stessa opinione, il capogruppo del Senato diciamo, è diventato un aperturista tra i più convinti, per cui insomma devo dire che fra tutti quello messo peggio è proprio Conte, anche perché nel momento in cui dovesse comunque spingere una parte del Movimento 5 Stelle all'opposizione, a parte che dovrebbe subire una ennesima scissione, ma dopo credo che i grillini si prenderebbero l'originale del leader della prima ora, vale a dire Di Battista, e quindi Conte comunque, secondo me, è destinato abbastanza ad una fine, tutto sommato, abbastanza ingloriosa, devo dire. Questa è la mia Luigi, previsione, perlomeno. Luigi, ti leggo questa agenzia che è appena arrivata, perché Salvini sui social ha detto: oggi in aula faremo quello che serve,
solo all'Italia e agli italiani. Dopo la crisi di governo causata dai grillini, dopo i capricci del Movimento 5 Stelle e del PD, che ancora ieri parlava di Ius Soli e di DL Zan e di legge elettorale. Così appunto Matteo Salvini in un video qualche minuto fa postato sui social. Questo vuol dire che la Lega comunque sia, diciamo, si turerà il naso e porterà la fiducia eventualmente, perché poi non si sa neppure se ci sarà un voto, comunque insomma se dovesse esserci il voto è pronto a votare la fiducia a Draghi, proprio perché comunque ritiene che in questo momento anticipare le elezioni non sarebbe di alcuna utilità, anche se lui si ostina ad affermare il contrario per tenere il passo in qualche modo di Giorgia Meloni, che è l'unica che può osservare questa vicenda con un sereno distacco, perché se si va al voto la spunta politicamente, se non si va al voto probabilmente riesce a lucrare ulteriori suffragi nei sondaggi, per cui insomma è l'unica che in questa fase ha da guadagnarci. Eh sì, insomma vedremo allora Luigi, seguiremo poi insieme anche questa giornata alle 9.30, ve lo ricordo, seguiremo il discorso in diretta di Mario Draghi in Senato, poi il calendario di questa giornata dice che intorno alle 11.30 inizierà la discussione con 5 ore di discussione, alle 16.30 dovrebbe esserci la replica di Draghi e poi la fiducia. Insomma, mi sembra che ormai qui i condizionali, i punti di domanda, Luigi, siano sempre d'obbligo. Questo dovrebbe essere il programma, con poi domani la giornata che passa, la palla passa alla Camera dalle 9. Però diciamo che il vero momento clou è quest'oggi, e ormai tutti quanti sono nella condizione di non formulare più pronostici, un po' perché siamo arrivati comunque al D-Day e un po' perché veramente a questo punto è tutto possibile. A questo punto è tutto possibile, insomma, grazie a Luigi Leone, ci aggiorneremo evidentemente lungo poi la giornata anche questa sera, grazie mille. Grazie Tiziana, buona giornata a tutti e buon lavoro.